Con noi Mauro Olivi, ex deputato del Partito Comunista. Senta, Olivi, mi dica, allora, dovete sapere che Mauro Olivi, ex deputato del Partito Comunista, è uno, un artista, uno che fa opere d'arte, in particolare sculture? Senta, allora, io non mi sono mai considerato un artista, anche se sabato scorso ho aperto una mostra assieme ad altri due, un grafico e un pittore su tela, molto bravi il grafico e il pittore su tela, Claudio Pesci. Ma lei fa bassorilievi in cotto, se non sbaglio? Sì, io faccio bassorilievi in cotto, e avevamo già fatto un'analoga mostra nel cuore della città di Bologna 6 anni fa, a Palazzo Renzo, 6 anni fa proprio, titolandoci Artisti di periferia, in dialetto bolognese, Tut Curgele on dal Trap, cioè? Due di Corticella, è il quartiere dove io sono nato e abito, che è l'estrema periferia nord della città, non ho capito. No, ma lei è quotato come artista, sì o no? No, non quotato. Il Basile Franco, che è il critico d'arte del resto del Carlino, del Carlino. 2006 mi ha dedicato 2 pagine del Carlino. Vabbè, al Carlino, perché lei è di Bologna. È il giornale amico, fra virgolette, no? Un attimo, Olivi, però io devo dire, lei è... in realtà la questione è molto semplice. Parenzo, alla Camera ci sono circa 5.000 opere, 4.700 opere. Mamma mia! Una cosa pazzesca, cioè negli anni questa collezione di Montecitorio è aumentata di 127 pezzi, soprattutto negli ultimi anni, come scriveva ieri Franco Beghis sul Libero. Cioè la Camera possiede opere d'arte, non si capisce a quale scopo, perché alcune per abbellire certamente, corridoi eccetera eccetera. Negli ultimi anni ne ha comprate sempre di più. Allora io forse tra gli sprechi si potrebbe segnalare questo, ma anche qui non c'è bisogno, perché per esempio... Guardi, io non esito ad essere d'accordo con quello che lei dice. Voglio semplicemente ricordare che nel momento in cui mi fu proposto l'acquisto del mio bronzo di Fausto Coppi, è un bronzo di Fausto Coppi, non è un quadro, è un bronzo. Ma quanto gliel'hanno pagato sto bronzo? Il presidente del Consiglio di allora diceva che la crisi non esisteva per niente, no? Allora? Stavamo tutti bene, perché è più di un anno e mezzo fa che la cosa ha avuto inizio. Cioè lei dice, mi hanno comprato la statua di bronzo prima della crisi? Assolutamente, prima che ci fosse il convincimento che c'era la crisi da parte del convincimento dai governanti. Scusi un attimo, 5.000 euro hanno pagato, giusto? Sì, compreso IVA, quindi 4.200 e qualcosa più il 20%. E com'è che gli hanno comprato sta statua di bronzo? Perché lei ha rotto le scatole in maniera pazzesca. No, io non ho rotto le scatole a nessuno. Beh, come no? Io non ho rotto le scatole a nessuno, voglio solo dire che però ho pubblicizzato le 2 pagine che il Carlino mi ha scritto in occasione di quella mostra. Le pagine del Carlino è riuscito a farsi staccare un assegno da 5.000 euro dalla Camera? Con le pagine del Carlino che sono state viste da colleghi, ex colleghi, da tante persone. Ma perché la Camera doveva comprare questa statua di Fausto Coppi del bronzo? Che bisogno c'era? Come dice? Che bisogno c'era di comprare questa statuetta? Ma io non credo che ci fosse un bisogno particolare. Appunto. Le voglio solo dire che Marina Coppi, che è la figlia di Primo Letto, no? Di Fausto, quando l'ha visto ha detto: questo deve andare nel mausoleo di mio padre. Ed è a Castellania. E perché non l'hanno messa lì? A Novi Ligure hanno inaugurato il... Ho capito, ma perché campionati? Non l'hanno messa lì invece di comprarla alla Camera e spendere noi 5.000 euro? No, scusi, io ho fatto una serie di 30 pezzi numerati, ha capito? Ecco. E al museo di Novi Ligure. Non è manco un pezzo unico questo, la Camera ha comprato 5.000 euro, una roba... Sono 30 pezzi. Una roba pazzesca. Tutti dicono che, Fiorenzo Magni, che io non conosco, e che ha visto questo pezzo, si è messo a piangere. Ma così mi ha raccontato. Scusi, pare che quest'opera qua comprata... Io mi metto a piangere perché la Camera compra, con tutto rispetto, rispetto per la sua opera d'arte, che io voglio comprare immediatamente le sue opere d'arte. Ma mi metto a piangere sapere che la Camera non ne ho più dei coppi da dare a lei, ha capito? Comunque, alcuni l'ha regalati, altri l'ha rifilati, uno l'ha rifilato alla Camera per 5.000 euro, questa è la realtà. Lei è un comunista che mangiava le farfalle, lo sai Parenzo? Ha scritto un volume che si intitola così perché le farfalle le mangiò per davvero, durante un comizio si mangiò le farfalle. Però
sì. A me hanno mandato un pezzettino di quello che scrive Bekis, sì. Io delle farfalle, cioè ero una falena gigantesca, lei... ne ho mangiata una, ne ho avuto abbastanza. Lei ha mangiato una falena? L'ho inghiottita intera senza masticarla. Ma come ha fatto a inghiottire una falena intera? Mi è andata in bocca mentre parlavo, ho un comizio con una folla enorme, era un comizio unitario di comunisti e socialisti che probabilmente a Bologna erano almeno 15 anni che non si ritrovavano assieme, è stato nell'ottobre del 73, poco dopo che c'era stato il golpe in Cile, io ero stato eletto il 23 settembre come segretario della federazione. E gli è entrata una falena, gli entra nel così nella foga del comizio, gli è entrata una bella falena. Accertato in un secondo che non fosse un pipistrello, l'ho inghiottita intera, insomma, capito? Ah, no, com'era una canzone famosa all'epoca? Mi lasci dire, poi il pulviscolo delle ali e dello stomaco, perché è un verme gigantesco, è andato sulle corde vocali, ho cominciato a tossire, insomma, la mia foga, la mia verve oratoria è caduta un po'. Alla fine i compagni mi hanno detto: ma Olivia, hai fatto un bel comizio, ma come mai che hai la voce che non tiene? Maniena parpaia, no? Mangiato, cosa fate? Ecco, allora, ma da questo episodio. Scusi un attimo, ho dato il titolo al libro. Certo, gli altri aspetti che ho mangiato erano rospi quando ho avuto gli scontri dentro il partito.